Un caro saluto a tutti quanti, benvenuti, un ringraziamento alla libreria L'Alchimista di Bergamo che ci ospita, che mi ospita in questo nuovo incontro, in questo nuovo intervento sul suo canale YouTube L'Alchimista TV. Io mi chiamo Enzo Comì, sono l'autore del libro Vangelo Pratico, pubblicato dalla casa editrice Anima Edizioni. Libro di cui abbiamo parlato nel precedente video. In quel video raccontavamo, affrontavamo che anche un periodo come quello che stiamo vivendo, un periodo di crisi, poi a causa ad esempio della guerra in Ucraina, può essere vissuto, può essere attraversato come un'esperienza creativa. Ecco. È di questo che approfondiremo in questo incontro. In realtà, così è per qualsiasi esperienza che ci capita che porta a una crisi, o meglio, che personalmente decidiamo che sia una crisi, cioè che personalmente decidiamo che sia qualcosa di negativo, perché è il frutto del nostro giudizio. Ricordiamo che saremmo noi a crearci la realtà che stiamo vivendo. Infatti, la realtà è il risultato del modo in cui si è coscienti. Per questo, per il modo in cui la propria coscienza legge quanto capita, quello è quel che si crede di star vivendo. Se per la propria coscienza un individuo crede di vedere di fronte a sé solo cose negative, beh, la sua realtà non può che essere quella, non può che essere in quel modo. Nell'esempio della pandemia che abbiamo vissuto qualche anno fa, cambia totalmente se si credeva soltanto a quello che veniva spiegato nei telegiornali. Ce lo ricorderemo tutti questo. Infatti, ora che di pandemia quasi non se ne parla più nei mass media, la crisi sarebbe cessata? Sarebbe svanita? O ci siamo trasferiti altrove dove non esistono le malattie? Quando capita nella vita qualcosa che ha un forte impatto, uno shock, come ad esempio un incidente, si è come portati in un differente punto di vista. E da questo osservare in un modo differente la vita. A me è successo in un incidente, un evento traumatico. Sarà successo probabilmente, sicuramente a tutti. Che proprio perché traumatico mi ha portato a darmi come una svegliata, quasi ad analizzare quello che ho fatto, il mio comportamento, a volte a rimettere in discussione. Ecco, cose come queste capitano nel piccolo, a livello personale, fino a un livello globale, dell'intera umanità, come quando c'è un problema che investe tutti quanti, come la pandemia o la guerra. Abbiamo poi accennato che di come l'esperienza personale, infatti, echeggia in quella globale, e anche che non sarebbe allora responsabile considerare se stessi e il resto del mondo come elementi distinti e separati. La difficoltà nell'osservare queste modalità, questo modo, sta nell'abituarsi a leggere le cose che si vivono come qualcosa che subiamo dall'esterno, senza che ne abbiamo una responsabilità, proprio come se fossero delle casualità o dei colpi di sfortuna, oppure come delle punizioni che bisogna subire e quindi fini a se stesse. E se invece di concentrarci su questi aspetti, leggessimo quanto avviene, quanto ci capita nella vita, in un modo
o che succede nel mondo come qualcosa da imparare, sia a livello personale che a livello globale, a livello di umanità. Più volte nel mio libro si può leggere che viene descritta la vita come una proposta tagliato su misura per ciascuno di noi, di esperienze ideali per il proprio progresso, quindi non casuali. E se queste dovessero capitare tramite lezioni di forte impatto, come un evento che ci verrebbe spontaneo giudicare come negativo, come una crisi, come un'avversità, come dovremmo viverlo? Se lo cercassimo di evitare o di contrastare, staremmo cercando di evitare o di contrastare la vita, quello che la vita starebbe proponendoci per noi. Esperienze che, dobbiamo ripetere infatti, se sono per il nostro progresso, è come se ci starebbero permettendo di fare invece un passo in avanti per noi, forse addirittura insegnando qualcosa di noi, e nel caso di una crisi o di una guerra, insegnando qualcosa che non potremmo mai imparare se fossimo in serenità e in pace. Cogliamo subito allora che se non viviamo pienamente queste esperienze, questi insegnamenti, e mancando così quel che ci dovrebbe portare o insegnare, è naturale che queste esperienze si dovranno ripresentare, e per essere più efficaci e meno evasive dovranno essere più impattanti. Per quello c'è l'invito di osservarsi, perché così ci si può domandare cosa succede in me durante queste esperienze, cosa vedo che non avevo mai notato prima, che non posso vedere in altre esperienze. A questo punto è utile invece osservare, giudicare, analizzare come invece si comportano gli altri? Probabilmente questi discorsi non vi risulteranno nuovi. Forse pure voi li fate o li condividete o sono nei vostri pensieri, però vengono accantonati non appena si ritrova di fronte alla crisi, all'evento traumatico. Ad esempio, si accende la TV, si sfogliano i giornali, e si sentono quelle notizie, si vedono quelle immagini così forti. Il trauma vince. Il trauma, la crisi hanno il sopravvento, vengono prima. Significa che seppure facevamo anche noi dei pensieri che ci riportavano a osservarci, a essere in noi, e diventare così più coscienti, questi rimanevano pensieri. Perché il trauma ci faceva credere che era più importante seguirlo e avere preoccupazioni, come se fosse più serio comportarsi in quel modo, come se fosse più serio preoccuparsi. In altre parole, una tendenza piuttosto a concettualizzare, credere che il proprio vivere, il proprio procedere nella vita, il proprio progredire, sia grazie a razionalizzare le cose, ovvero che basta capirle. Ma poi, anche se tu capissi, anche se tu arrivassi a capire tutto quello che c'è da capire, cosa dovrebbe succedere? Ad esempio, se arrivassi a capire tutto quello che c'è da capire, che sta succedendo nella guerra, nell'attuale guerra, cosa dovrebbe capitare poi? Nulla. Perché
perché sono solo pensieri, sono solo informazioni. Così, proprio come durante la pandemia, anche adesso, con la guerra, ci vengono proposte ore su ore di discorsi fatti da persone esperte, sì, che ci vogliono spiegare che cosa succede, che cosa sta effettivamente capitando. Ma poi è tutto quello che dobbiamo fare, è tutto qui quello che possiamo fare, stare ad ascoltare. Non è che non bisogna essere informati, anzi, proprio per la eccezionalità del momento ha particolare importanza l'essere aggiornati. Un'altra cosa è però esserne condizionati, cioè queste esperienze che viviamo viene vissuta come preoccupazione e basta. E più ci informiamo, e più ci preoccupiamo, e più il trauma diventa traumatico, l'hai notato anche tu. Come detto prima, vince, ci vince e ci comanda il trauma. Ripeto, non essere indifferenti, ma attraversare questa esperienza come opportunità per il proprio vivere, per il proprio progredire, osservandoci. Mentre se ci si concentra su quello che succede fuori di noi, fuori da noi, nella guerra ad esempio, si rimane soli nella paura, perché si ignora cosa sta accadendo in noi. Questo fa paura. Quindi quello che fa veramente paura non è tanto l'instabilità dovuta al momento del conflitto, al momento della guerra, perché di guerre ne succedono da quando esiste l'uomo. Quello che destabilizza è il fatto di ignorare che cosa sta succedendo dentro di me durante un'esperienza simile, per il semplice fatto che non ci staremo guardando dentro, non ci stiamo osservando. Non lasciamoci distrarre, basta. Non perdiamo questa opportunità. Altrimenti, prima con la pandemia e ora con la guerra, poi dovremmo rivivere la stessa cosa con la prossima crisi. Però non è che il momento di crisi viene vissuto da tutti allo stesso modo. Chi ha già sperimentato la crisi come opportunità della vita vivrà ora quella attuale in un modo completamente diverso, percependo e attraversando altre cose, mentre altri vivranno soffermandosi soltanto a osservare la parte più superficiale esterna, ad esempio quello che si vede, che si coglie dai telegiornali. Osservarsi permette di conoscersi e questo vuol dire diventare coscienti di sé e di come funzioniamo. Osservarsi non significa rimproverarsi se non sono come penso che dovrei essere. Ad esempio, mi rimprovero perché mi accorgo che quando guardo i notiziari che parla di guerra, mi fa preoccupare o mi fa montare la rabbia contro Putin. Anzi, se si arrivano a vedere questi meccanismi, se si arriva a scorgere come siamo fatti, come funzioniamo, allora non ne siamo più vincolati, proprio perché diventa qualcosa di osservabile, di esterno a me, esterno, perché altrimenti non sarebbe osservabile. E così posso anche svincolarmi da tali condizionamento, anzi, divento consapevole di come si può venire condizionati, ma anche di come noi personalmente possiamo condizionare. Mi spiego. Se qualcuno, qualcosa di esterno a te, come le immagini angoscianti dei notiziari, stimolano in te angoscia, allora, per la stessa dinamica,
la tua angoscia la trasmetti agli altri. Anche magari se a parole stai o vuoi comunicare il contrario, cioè la pace, ad esempio. Per la stessa dinamica, se dentro di te tu hai pace, è questa che trasmetterai agli altri. E questo porterai nel mondo. Anche se non sei una persona che non è nella posizione di modificare la politica dei paesi che sono attualmente in guerra. Non è un pensare o un credere alla pace. Quello è il concettualizzare di cui abbiamo accennato poco fa. Sarebbero pensieri, sarebbero ragionamenti. Invece, qui precisiamo, è che un lavoro di interiore, di cuore potremmo dire, e non di mente. Una pace allora che si libera, che ci libera, che è svincolata da quel che si crede, di quello che si pensa di sapere, che ha più a che fare con un procedere in un conoscersi, diventare coscienti. Intercettare quello che sta oltre, al di là di quello che posso semplicemente capire, raccogliere a livello di informazioni. Una pace libera. Per simili approfondimenti vi rimando alla lettura del libro Vangelo Pratico. Intanto ti domando, se sei veramente in pace, potresti non diffondere la pace? Il Vangelo è pratico perché il contatto che lì è indicato con qualcosa che è oltre ciò che ci vincola porta a una pace dentro di sé che anche se attorno a noi tutto sembra traumatico e disorientante, per il semplice fatto di averla ricevuta, la si rispecchia anche oltre noi. Se si è convinti che questo che ho appena detto non è possibile, allora significa che siamo convinti che non può esistere una pace dentro di noi. Questa invece esiste. E se si va a cercarla, ripeto, dentro di sé e non esternamente, allora si ha anche la libertà alla preoccupazione che una crisi come quella attuale dovrebbero portare. Questo favorisce la libertà dalle preoccupazioni, favorisce un non dover essere per forza succubi dalle tensioni, dalle preoccupazioni. Le paure, le preoccupazioni infatti spingono invece a ricercare di schierarci con un gruppo, con il gruppo che si considera il migliore, quello che si considera dalla parte giusta. Quindi paradossalmente la preoccupazione per quello che succede attorno a noi ci fa anche avvenire, ci fa anche aggiungere la preoccupazione di dover individuare il miglior gruppo nel quale far parte e sentirsi al sicuro, sentirsi protetti. Quando, in presenza di una crisi, ci diamo da fare per capire in quale gruppo stare o qual è lo schieramento giusto del quale prendere le parti, o chi secondo noi ha ragione, o la bandiera sotto la quale mettersi, allora non stiamo vivendo in pace. Non riusciamo a toccare la pace che è interiore. Non nei gruppi là fuori. Anche se i discorsi che portano a dividere i gruppi, chi è buono e chi è cattivo, cioè concettualizzare, portano in apparenza alla serenità. Perché questa sarebbe una pace dovuta a un convincersi solo di capire come vanno le cose, di convincersi di capire chi è chi e chi non è chi, non pace,
ma soltanto informazioni, come detto appunto già poco fa. Per riprendere così il discorso iniziale sul ripetersi degli eventi, finché non c'è in noi vera pace, non potrà che esserci guerra. Finché ci preoccupiamo di giudicare, di dividere in schieramenti per capire con chi è meglio stare, anche fuori di noi, allora esisteranno gli schieramenti e ciascuno di essi convinto di essere nel giusto, di avere la verità. Quindi vi saluto augurandovi di osservarci, specialmente in questi momenti di crisi, e vivere i periodi di crisi come delle opportunità per, e non dei momenti per lasciarci conquistare, possedere dalle preoccupazioni, oppure non viverli come dei periodi da attraversare con rassegnazione, stringendo i denti in attesa che passino e che magicamente ritorni tutto come prima, proprio perché il ritornare come prima è impossibile, sarebbe avere l'arroganza di credere che si possa tornare indietro nel tempo. Cerchiamo di essere realisti, cerchiamo di essere persone pratiche, e questo è possibile avendo vera coscienza di chi si è, come funzioniamo e come funziona la realtà, quindi anche il modo in cui potremmo venire condizionati. Spero che sia chiaro quindi che l'approfondimento al Vangelo, come ad esempio quello che ho proposto nel mio libro, è un modo per scoprire che salvezza indicata nelle scritture si intende innanzitutto la libertà dai condizionamenti, e quando si è liberi dai condizionamenti non si può che essere se stessi, e quindi delle persone autonome, come abbiamo già accennato, e indifferenti alla preoccupazione di doversi limitare. Nel salutarvi vi invito a incontrarci nel sito dedicato che si chiama vangelopratico.com, dove poter comunicare direttamente con me, e se volete attraverso il sito, quindi scrivendomi, potete richiedermi una copia del libro, così che ve la potrò inviare con una dedica. E nel sito troverete molti testi gratuiti e il link per il podcast gratuito che si chiama Vita Creativa Esoterica. Vi rimando poi alle vostre librerie per poter trovare libri come il mio o come qualsiasi che vi possa ispirare a una vera curiosità, a una vera crescita. E vi saluto e vi ringrazio per avermi seguito fino a qui.